Siamo dati Gesù e Maria. Siamo alla quarta domenica d'Avvento, fratelli e sorelle carissimi. In questa ultima omelia ci soffermeremo un po' sul Vangelo di oggi, che ci presenta la grande testimonianza di San Giuseppe, che non è mai sufficientemente meditata ed è un'ottima, diciamo, fonte di meditazione per l'Avvento e soprattutto per capire le coordinate su cui dobbiamo sintonizzarci per incontrare il Signore. Perché se non ci sintonizziamo sulle stesse coordinate di San Giuseppe, figlioli e cari, il nostro Signore ci passa vicino, ma non lo riconosceremo e non lo incontreremo mai. Perché purtroppo, diciamo purtroppo senza offesa alla sua divina maestà, il nostro Signore ha un modo di agire e di fare che è proprio particolare. Durante la veglia di Pasqua, andiamo direttamente a fare un saltino un po' lontano, una delle letture che si leggono, che fa tanta devozione, che ci fa tanto riflettere, è questa del profeta Isaia. Figli miei, ricordatevi bene una cosa: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Ve lo ricordate? Isaia 55. Tanto i cieli sovrastano la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Noi dobbiamo sempre rimetterci dentro il Vangelo, capite? Ecco, faccio un po' di anticipo di quello che faremo per chi ci verrà durante il ritiro spirituale, durante la scuola di preghiera, quando cercheremo di capire un po' tra le altre cose cos'è la meditazione. Qui bisogna mettersi dentro e cercare di mettersi nei panni del nostro caro patrono, tanto amato, San Giuseppe. Dobbiamo farlo proprio bene questa operazione, perché San Giuseppe si è trovato dinanzi a una cosa che più ci pensiamo e più penso che la nostra mente, come dire, va in tilt. Conosce Maria Santissima. Maria Santissima era l'immagine stessa della virtù fatta carne e San Giuseppe tutto era meno che privo di intelligenza, quindi aveva conosciuto bene chi era la Madonna, lo sapeva che era una santa. Un bel giorno, sapete, quando è che San Giuseppe si è accorto che la Madonna era incinta? Ci informa di Vangelo, c'è l'annunciazione, giusto? L'angelo Gabriele dice: guarda che ci sta Elisabetta, tua parente, che sta al sesto mese, è anziana, era sterile. E sappiamo dai Vangeli cosa ha fatto la Madonna subito dopo, qualche giorno dopo, ha preso l'asinello, probabilmente San Giuseppe l'avrà accompagnata ed è andata da Santa Elisabetta, giusto? Fino alla nascita di San Giovanni Battista, mi seguite, no? Se stava al sesto mese, prima che nascesse San Giovanni Battista ne sono passati almeno altri tre, magari qualche altro giorno. San Giuseppe va a riprendere, perché insomma Zaccaria viene in Giudea, Nazareth, a proposito, ecco, facciamo un altro piccolo spot, è ormai definito il programma, adesso ci saranno le locandine prossimamente per il viaggio in Terra Santa che faremo l'estate prossima, che è veramente uno spettacolo. Ma Nazareth sta in Galilea, la casa di Zaccaria stava in Giudea, non lontana da Gerusalemme, sono 100 chilometri, quindi è molto presumibile che San Giuseppe, da buon fidanzato, sia andato a riprenderla la Madonna, no? Quindi immaginate San Giuseppe che torna lì, tutti contenti, è andato San Giovanni Battista, tutti in festa, Zaccaria ha ripreso a parlare dopo che era stato muto, quindi poi fissa un attimo lo sguardo sulla Madonna e dice: si è ingrassata la mia fidanzata. Dice: che cosa è successo? La Madonna, come tutte le donne incinta, chi è donna lo sa come succede, no? Dice: ma che è successo qua? Capite? E immaginate, zitto io, la Madonna non dice niente, ovviamente, perché sapeva custodire i segreti del Signore. Che cosa deve pensare quel poraccio di San Giuseppe? Ditemi voi. Sta 3 mesi lontano la Madonna, quindi non sapeva dove stava, se la ritrova così, che è successo? Quindi pensate il conflitto interiore di quest'uomo. Dice: questa è una santa, però è stata fuori 3 mesi, io non l'ho vista, sta in stato interessante. Chi di voi è così scienziato che avrà idea di quello che è successo? Cioè, era evidente, no? Cioè, se uno avesse detto: senti, non ti voglio vedere più manco scritto al muro, guarda, non ti denuncio, ma no, perché Giuseppe decide di licenziarla in segreto, e già questo era grande merito, ma da quello che si capisce, mentre stava considerando queste cose, quindi ha preso un pochino di tempo, dice: aspetta un attimo, e immaginate quanto ha sofferto, dice: ma che è successo, com'è possibile? Capite? Prende tempo e Dio gli rivela l'impossibile,
Guarda, sta tranquillo che quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi immaginate come sarà stato poi quando si sono rivisti Giuseppe e Maria, no? Giuseppe doveva dire, dice perdonami che ho pensato male di te. E se la donna dice, ma perdonami tu, capito che ti ho dovuto dare questa sofferenza e per umiltà ho dovuto attendere, non ti ho potuto dire niente. Allora, scusate un attimo, no? Ma non sarebbe stato più logico, secondo voi, se prima che San Giuseppe si accorgesse, l'angelo poteva pure mandarglielo prima, nostro Signore, no? Non so, in San Giuseppe, prima che parta a riprendere Elisabetta, a Madonna Elisabetta, dice, senti San Giuseppe, stamma a sentire, quando adesso vai da Maria, la troverai stata interessante, e ti preoccupa che viene dallo Spirito Santo. Poteva farlo, secondo lui, o no? Sarebbe stato più facile. Perché devi dare questa sofferenza a sto paromo? Punto interrogativo. Cosa significa sta storia? Significa che noi molte volte quello che Dio fa con noi, quello che Dio fa nella storia, quello che accade, non lo capiamo. Perché che Dio ha mandato l'arcangelo Gabriele da San Giuseppe al culmine della sua sofferenza e non un secondo prima, c'ha la sua motivazione di essere. Sicuramente al nostro Signore servivano i dolori di Gesù e di Maria, che ci fa quello che deve farci e che sicuramente cooperano all'opera della redenzione. Sicuro, questa è una delle poche cose che possiamo capire, ma molte altre no. Allora, se io non azzero la mia mentalità molto umana, io a contatto con il Signore c'entrerò mai. Perché? Vi ricordate, adesso stiamo facendo negli incontri biblici il Vangelo di San Giovanni, bellissimo. A un certo punto nel Vangelo di San Giovanni Gesù dice queste parole, dice, guardate, io sono di lassù, voi siete di qua giù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Quindi se uno sta qua e uno sta qua, tocca trovare un punto di contatto, se no, capite, viaggiamo su binari paralleli, Dio non lo intercettiamo. E come facciamo a intercettarlo? Fine dell'omelia. Che ha fatto San Giuseppe? Basta fare esattamente quello che ha fatto San Giuseppe. La prima cosa importante e sensata da fare, sapete qual è? Imparare a fare silenzio, ad attendere, a prendere tempo. Guardate che oggi per noi questo è difficilissimo. Poi nella società di WhatsApp e di Facebook è ancora più difficile, perché guardate quello che facciamo tutti i giorni: arriva il messaggio su WhatsApp, guardi, fai manco te, hai già risposto subito, immediatamente, anzi se stai in chiesa, mi vibra il telefono in chiesa, non posso vedere, mi vengono subito le fregole, che mi avranno scritto. Quindi siamo immediatamente reattivi. Sento la notizia, vado sul web, ho Google News o qualcosa del genere, sento lo scoop, il grande politico ha fatto questo, il grande scandalo ecclesiastico, 30 secondi dopo post su Facebook, devo dire la mia. Guardate che così non funziona, capite? Così non funziona. Cioè, per carità, siamo padronissimi di agire in questo modo, ma questo modo di essere e di fare è proprio all'antipode, capite? Dello stile di vita. Se facciamo così, noi Gesù non lo intercetteremo mai. Ma pensiamo adesso a Natale, non voglio anticipare la preghiera di Natale, ma può essere possibile? Cioè, capite? Cioè, che Dio in persona. Chi è stato in Terra Santa o chi ci andrà? Io mi ricordo la prima volta che andai in Terra Santa, noi facciamo tutti quanti i presepi, spero che l'abbiate fatto in casa vostra, vedo che un po' di bambinelli a benedire avete portati oggi. I presepi siamo tutti quanti belli, guarda quello che bello, tutta la targa, ma Betlemme non era così. Io la prima volta che entrai nella grotta di Betlemme, era il 1993, la cosiddetta grotta, entro, guardo, dico, ma questa non è una grotta. Questa è una stalla, capite che significa? Una stalla è anche abbastanza piccola. E mi immagino come poteva sta messa. Ma capite che Dio in terra, Dio in persona, nasce dentro una stalla. Ma è una cosa normale. Cioè noi oggi adesso siamo abituati, è normale? È normale che Dio nasce in terra? Non lo sa nessuno. D'accordo? Perché la tradizione orientale, sapete, nella nascita di Gesù rappresenta San Giuseppe in sonno estatico, d'accordo, che era santamente addormentato. La Madonna fa il parto virginale, Dio è nato in terra, non lo sa nessuno. Gli angeli vanno da quattro scalcinati pastori, poveretti, dimenticati dal mondo, a dirgli è nato il Redentore. Fine della trasmissione.
è andato in mondo visione, ha fatto il post su Twitter, capite? Oh, è nato Cesare! No, non l'ha fatto, capite? Adesso non è che non bisogna andare su Twitter, non bisogna usare Facebook, capite? Beh, io lo uso, quindi sono il primo colpevole, d'accordo, sono il primo, ma è il modo con cui noi oggi non possiamo farci fagocitare da questa logica, perché Dio sta su un'altra frequenza, capite? Tutto quanto il turbinio, l'ho detto anche nelle altre omelie, perché prima di Natale il parroco deve fare forza al parroco, l'ha fatto pure il Papa, quindi siamo tranquilli. L'ammonimento, attenzione, cioè a non arrivare a Natale travolti da tutte le cose di questi giorni, i regali e gli impicci e gli imbrogli, la spesa del cenone, la spesa del Natale, poi di Santo Stefano. Arriva a Natale, magari uno ogni tanto prega, e vi racconto un aneddoto, no? Ieri al catechismo degli adulti, partecipazione molto al di sotto della media, i pochi presenti dicono, beh, è perché siamo al ridosso del Natale. Dico, allora, io da un lato capisco, ma dall'altro questo è il controsenso. Perché proprio perché stiamo a ridosso del Natale, te vai a dare un'ora di formazione e stai con il nostro Signore, così te prepari meglio, no? Capite sotto un altro punto di vista. A meno che tu non entri nella logica travolgente. San Giuseppe ha preso tempo e si è messo in ascolto. Dice, silenzio, Signore mio, ci capisco niente. Ci avrai qualche cosa da dirmi? Mica gliel'ha detto subito il nostro Signore. Quanto tempo è passato non lo sappiamo. Potrebbe essere passato un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, non si sa. Ma lui sapeva che ci doveva essere una spiegazione che sfuggiva alla sua capacità di intelligenza, perché quella era la santa donna, quindi non poteva aver commesso adulterio, però era incinta e qualcosa l'avesse successo per essere incinta, capite? Allora ci fermiamo. Se noi non ci sintonizziamo sulle frequenze soprannaturali, quindi cerchiamo di uscire dalla nostra logica umana, c'è il pericolo che il nostro Signore, ripeto, ci passa davanti, ma non lo incontriamo, non lo intercettiamo, e forse abbiamo avuto anche per tanto tempo una vita, come dire, anche attiva di fede, la messa domenicale, qualche preghiera detta, ma un incontro profondo, trasformante col Signore ancora non c'è stato. Perché se non c'è questo salto, se non c'è questa conversione mentale ed esistenziale, Lui sta qui e io sto sempre qua. Lui è di lassù e io sono di qua giù. Le sue vie mi sovrastano, non le capiscono, e stiamo uno da una parte e uno dall'altro. Invece la discesa di Gesù in mezzo a noi è proprio la sua offerta, quindi lui ha fatto un passo in basso. Ecco, noi dobbiamo fare quel passetto che, capite, lui scende e io salgo un pochino. E così ci incontriamo, e così quello che lui vuole per noi si realizza e la nostra vita veramente si trasforma. Siamo lodati Gesù e Maria.